Con un evento organizzato nell'area verde della cantina Terre del Carpine di Magione, la Molini Popolari Riuniti ha presentato e lanciato la sua nuova linea di vini. La storica cantina magionese, nata nel 1966, infatti, è dal 2014 gestita dalla società cooperativa Umbra, che negli anni vi ha portato importanti investimenti e cambiamenti per adeguarla alle esigenze dei tempi. Una forte spinta verso l'innovazione, quindi, la cura dei dettagli e dell'immagine e una più elevata qualità grazie anche all'introduzione di specialisti del settore. Già dalla vendemmia del 2022 abbiamo messo in campo le professionalità, le competenze e nuove idee per cercare di lanciare una nuova linea di vini. Qui sostanzialmente vogliamo puntare molto sia sulla qualità ma anche sull'immagine del vino stesso. Sulla qualità attraverso un affinamento delle nostre tecniche di vinificazione, ulteriori investimenti che la cooperativa ha messo a disposizione e abbinare tutto questo anche ad, appunto, dicevo, una nuova immagine del prodotto. Abbiamo creato delle nuove etichette che sono sicuramente più fresche e giovani, ma allo stesso tempo che vuole risaltare non soltanto la qualità del vino stesso, ma anche la territorialità. Sono etichette legate al territorio, legate a quella che è la fauna del lago Trasimeno. Questo perché vogliamo restare legati in senso stretto al lago Trasimeno, sotto più punti di vista. Innanzitutto sotto il punto di vista del vino, quindi un vino solo ed esclusivamente di territorio, legato sotto due punti sia al terreno, sia a quello che sono l'andamento stagionale e climatico, ma anche sotto il punto di vista storico e locale. Una territorialità che si afferma anche nel rapporto con i circa 200 soci viticoltori che alla cantina Terre del Carpine di Magione conferiscono le proprie uve. Vista la loro presenza all'evento, si è colta quindi l'occasione anche per fare il punto sulla stagione vitivinicola particolarmente complicata per quanto riguarda le quantità a causa del clima di quest'anno. Anche in momenti come questo, una difficoltà come queste, che la cooperativa, attraverso il mettere a sistema, attraverso un monte comune molto importante dei nostri soci, permette di affrontare queste avversità in un modo diverso.